Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, di incapaci, di persone anche umanamente lontani da quel grado minimo di cultura che dovrebbe esserci in chi prende decisioni per un paese. Quando io mi affaccio alla televisione e guardo cosa sta succedendo alla Camera, mi vengono i brividi nella schiena. Tutta gente scollacciata, senza cravatta, con i jeans bucati, con delle facce incredibili. Stasera sono particolarmente giù di morale. Una volta ho detto che potevano, se avessimo vinto noi, venire a lavare i cessi. Oggi sono dubbioso che possano saperlo fare. Aperta parentesi, ho sul mio computer un'altra lettera, ve la dico perché fa ridere. Diversi di voi sono venuti a dirmi ultimamente che alcuni appartenenti agli altri partiti si portano dietro un alito e una puzza impossibile stargli vicino. Non so se anche voi avete riscontrato questa cosa. Allora c'è una lettera, caro amico. Io sono qualcuno che ti frequenta, che vorrebbe frequentarti anche di più, ma c'è un inconveniente che rende difficile il rapporto. Ti consiglio di andare da un... perché dovresti fare sempre con stima e con amicizia. Ho mandato via nella mia vita più di 1000 di queste lettere.